Benvenuti al primo Futsal. La kickoff con la collaborazione del sito Il Calcio Italiano nel Mondo organizza la prima edizione del Futsal Free Kick Challenge 2010. Torneo individuale di futsal nel quale si sfideranno qui al centro sportivo kickoff di San Donato 40 fra i migliori calcettisti della Lombardia, 10 portieri e 30 giocatori che in questa stagione 2009-2010 hanno militato in squadre lombarde di serie B, C1, C2 e D. Tre le specialità che verranno proposte nei quali i giocatori si sfideranno: calci di rigore dai 6 metri, tiri liberi da 10 metri e shootout con partenza da centrocampo. Ogni giocatore di movimento effettuerà 10 calci di rigore, 10 tiri liberi e 10 shootout, mentre ogni portiere riceverà 30 calci di rigore, 30 tiri liberi e 30 shootout. Assisteremo quindi a 300. Dunque ci saranno in totale 300 rigori, 300 tiri liberi e 300 shootout. In caso di eventuale parità. Vediamo anche qual è l'elenco dei giocatori presenti a questa giornata. Per quanto riguarda i portieri, come dicevamo, sono 10. Per quanto riguarda la porta A, Mattia Clerici dell'Ecco, Alessandro Tiralongo dell'Axi Aurora, Giuseppe Zaccaro della New Team, Paolo Murtaca del Tognolo Comet Milano, Manuel Siciliano del Carioca. Nella porta B invece si alterneranno Bruno Carfì, Tiziano Ghisleni, Walter Scarpellini, Sebastiano Beretta e Claudio Selmo. Claudio Selmo della Robur, Sebastiano Beretta del Bergamo Calcetto, Walter Scarpellini del Metropolis, Tiziano Ghisleni del Bergamo Calcio a 5 e Bruno Carfì del Cornaredo. Per quanto riguarda i giocatori invece che vengono verranno poi presentati all'americana, abbiamo Stefano Conte del Bergamo Calcio a 5, Paolo Bazzanella dell'Ispra, Giorgio Gianninetti del Tognolo, Alessio Battaglia della Domus Bresso, Lorenzo Villarboito del San Damiano, Vito Scandagliato del Real Cornaredo, Simone Lanzani del San Biagio, Giuseppe Bua del Futsal Ico di Monza, Cristian Pisante del Bergamo Calcio a 5, Silvano Perego della Come Tognolo, Rodolfo Mendes del Bergamo Calcetto, Gianmarco Galleani del Futsal Basiano Serie D, i 30 giocatori di movimento, Matteo Boni del Cornaredo, Luca Peverini del Cassino dei Pecchi, Davide Moranelli del Bergamo Calcetto, Luca Licini del Cornaredo, Matteo Monti dell'Ecco, Lodovico Foglia del Pavia, Jacopo Bravi del Bergamo Calcetto, Patrick Luminoso dell'Ispra, Rossano Sordi del Freestyle Bergamo, Fabrizio Piero dell'Axia Aurora, Micio Martici del Valmalenco, Riccardo Conte del Bergamo Calcio 5, Pietro Volo del Tognolo Comelte Milano, Alberto Ferri della Domus Bresso, Massimiliano Neri dell'Axia Aurora, Pietro Arcuri del Tognolo, Simone Impoco della Paderno e Goran Ikic della Domus Bresso. Della porta B invece San Biagio Monza. Si esibiranno Luca Licini, Matteo Monti, Ludovico Foglia, Jacopo Bravi, Patrick Luminoso, Rossano Sordi, Fabrizio Piero, Micio Martici, Riccardo Conte, Pietro Volo, Alberto Ferri, Massimiliano Neri, Pietro Arcuri, Simone Impoco, Goran Ekic, Stefano Conte, Paolo Bazzanella, Giorgio Zaninetti, Alessio Battaglia, Lorenzo Villaboito, Vito Scaldagliato, Simone Lanzani, Giuseppe Bua, Cristian Pisante, Silvano Perego, Rodolfo Mendes, Gianmarco Galleani, Matteo Boni, Luca Peverini e Davide Moranelli. Arbitri di questo torneo: Giuseppe Parenti, Massimiliano Neri della sezione di Como nella porta A, Matteo Boni e Paolo Battista della sezione di Seregno invece nella porta B. Proseguo la presentazione all'americana dei giocatori: Simone Impoco, Palermo Dugnano, Davide Moranello, Bergamo Calcetto e per concludere Goran Ekic. Dunque terminata la presentazione. Il portiere Claudio Selma del Robur Saron. Ricordiamo anche i punteggi assegnati ai giocatori: gol su calcio di rigore 1 punto, gol su tiro libero 2 punti, gol su shootout 1 punto e mezzo. Per quanto riguarda i portieri, calcio di rigore parato 2 punti, rigore calciato fuori o traverso palo senza deviazione mezzo punto,
tiro libero parato, un punto, tiro libero calciato fuori, che colpisce la traversa, il palo senza liberazione, mezzo punto, shootout parato, oppure calciato fuori, oppure che colpisce attraverso palo, un punto e mezzo,